Vi servono crediti al miglior prezzo possibile? Passate da EdgeVault. Trovate il link in descrizione e con il codice MALATI, scritto in maiuscolo, grazie alla promozione estiva otterrete il 20% di sconto. Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Willow dello staff di Noi Malati di Foot e oggi siamo con una nuova review di un giocatore spettacolare, ma che dico stellare. Stiamo parlando ragazzi dell'esterno sinistro del Bayern Monaco, Kingsley Coman, classe 96, 1,78 m, normale basso come work rate, piede destro, 3 stelle di piede debole, 4 stelle di mosse abilità. Io l'ho comprato per 12.500 crediti, al momento costa poco di più, stiamo parlando dai 14 ai 15.000 crediti. Come state vedendo dalle statistiche, io ho segnato 10 gol in 27 partite perché questo giocatore è dotato di un tiro spettacolare. 93 di velocità, 84 di dribbling, 76 di tiro e 74 di passaggio. Queste che state vedendo adesso in grafica sono i suoi valori normali, quindi le sue statistiche per quanto riguarda il giocatore se lo giochiamo con l'abilità base, mentre quest'altra sono le sue statistiche per quanto riguarda la scheda con le statistiche per quanto riguarda tutti i suoi valori se lo giochiamo stile d'intesa che utilizzo io per giocarlo. Credetemi, con motore li aumentiamo di 2 la velocità, di 2 il dribbling e di 2 il passaggio e lo rendiamo praticamente un'arma di distruzione di massa. Passiamo adesso ai gol ragazzi. Come state vedendo, Coman ha un'accelerazione che è qualcosa veramente di spaventoso. Potete correre dritti con l'L1, vale a dire la finta di corpo, fa dei cambi di direzione e di velocità, destro, sinistro, supera l'avversario, tiro di esterno e la palla va direttamente all'incrocio. 93 di velocità, modificato con l'abilità e lo stile d'intesa motore, lo rendono veramente un fulmine per quanto riguarda la velocità scatto e quindi la progressione. Inoltre il tiro non è stato modificato perché motore, come ripeto, aumenta soltanto passaggio, dribbling e velocità, quindi questo giocatore è dotato di questo tiro straordinario automaticamente da sé. Come vedete va dritto tra gli avversari, caricate tre tacche e la palla va direttamente all'incrocio dei pali. Se riuscite a vedere i risultati delle partite, fate attenzione perché io vi ho salvato soltanto i gol di Coman, ma comunque tutta la squadra e la formazione che avete visto precedentemente sono giocatori fortissimi. Quindi se volete qualche altra review di qualche giocatore presente nella formazione che vi ho fatto vedere prima, fatecelo sapere nei commenti e noi dello staff di Noi Malati di Foot ve lo faremo ovviamente avere nei prossimi giorni. Coman, doppio passo, tiro a giro, uno dei suoi pro è sicuramente l'effetto ogni volta che tirate tenendo premuto R1, la palla andrà sicuramente sul secondo palo. I cambi di direzione, mi raccomando, con l'L1, se li fate senza l'L1 non farà la finta di corpo che poi gli permette di fare quella accelerazione repentina verso la direzione opposta a quella che stavate andando e quindi il giocatore non andrà ad aumentare la propria velocità. In quest'altra clip, come vedete, controllo palla di Coman, 1-2 con il compagno, salta l'uomo, roll ball verso destra e di nuovo tiro a giro sul secondo palo. Ovviamente il tiro dalla distanza è quello che è, se non sbaglio dovrebbe avere 76 nelle proprie statistiche, adesso non ricordo perché lo gioco appunto modificato. Io preferisco dalle diverse angolazioni sempre soltanto tirare a giro con Coman e quindi piazzare la palla. Inoltre, sempre con l'ausilio dell'L1, io faccio partire anticipatamente rispetto al movimento dell'avversario e quindi del difensore e lo lancio con L1 triangolo, quindi col passaggio filtrante alto. Come vedete, anche per quanto riguarda la finalizzazione davanti la porta, sempre soltanto tiri a giro. Mi raccomando, non tirate forte perché non essendo dotato di una gran finalizzazione, il giocatore tende a calciare la palla o di esterno o comunque di mezzo collo e quindi frontalmente, non assume gli effetti dovuti e quindi non avendo una gran freddezza, diciamo, la palla non va verso gli angolini, cosa che invece accade senza alcun problema se per l'appunto tiriamo a giro. Come vedete, al primo momento che prende anche un metro soltanto all'avversario è irrecuperabile, allungatevi la palla, qui posizione, come vedete ho tirato senza l'R1 e ha colpito in pieno l'avversario con 11 metri di porta davanti a sé. Quindi ripetiamoci, L1 movimento e finta di corpo, L1 per farlo partire e L1 triangolo lo lanciate. Correte più veloce che si può, allungatevi il pallone, qualche finta e tiro a giro.
È una cosa semplicissima, qui state vedendo pro e contro di questo straordinario giocatore. Come ripetuto, accelerazione è uno dei suoi pro migliori, mentre la finalizzazione è uno dei pro peggiori. Mi raccomando ragazzi, se non siete ancora iscritti al canale di Noi Malati di Foot, iscrivetevi, perché stiamo portando un sacco di review e di nuove serie per quanto riguarda FIFA 17, le vedrete nei prossimi giorni. Lasciate un bel like per questo video e mi raccomando di lasciare nei commenti scritto il nome del giocatore del quale volete la review e noi vi accontenteremo quanto prima. Bella ragazzi, ed io sono Willow dallo staff di Noi Malati di Foot.